Bentornato sul mio canale. Oggi è martedì 15 febbraio 2022. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Un modo piacevole per iniziare la settimana. Iniziare una nuova settimana non è mai piacevole, ma fa eccezione questa giornata per i fortunati o i romantici che hanno deciso di dedicare all'amore niente meno che un long weekend e oggi se la scialano in qualche agriturismo sulla neve o in riva al mare, fingendo che siano i Caraibi. Anche per chi non pone il cuore in primo piano però ci saranno molti eventi positivi, nessun conflitto planetario, nessun problema emotivo o sentimentale, gli investimenti volano bassi ma tranquilli, attendendo il momento giusto per un rapido decollo. L'ambiente simpatico e confortevole vi accoglie con calore sul lavoro, a scuola, in viaggio, ovunque vi troviate col passaggio pomeridiano della luna e serale del vostro astro guida Mercurio, entrambi favorevolissimi al vostro segno, emozioni e sentimenti prendono il largo spiegando in volo a Lidi Gabbiano. Ostacoli e difficoltà su molte cose, imprevisti, circostanze sottovalutate, improvvisi impedimenti. Tutto è temporaneo ma non bisogna negarle né sottovalutarle, piuttosto dovrete impegnarvi nel risolverle. Lasciatevi trasportare dal vostro buon senso e rimediate agli errori commessi che potrebbero compromettere in parte il vostro futuro immediato. Non oltrepassate il limite durante una discussione con amici, parenti o conoscenti, mantenete pazienza e calma e soprattutto non mostrate i vostri lati deboli. Se farete tutto con calma e pazienza potreste aver ragione e ottenere buoni risultati. Non ascoltare gli altri più di tanto. Fai le cose a modo tuo. Soldi. Potrai incontrare una persona che non vedi da molto tempo. Emotività. Evitate assolutamente di confidare a un'amica un vostro segreto, non lasciate che le emozioni vi tradiscono. Mantenete il segreto assolutamente. Meglio per voi se quel segreto resterà vostro. Vi state creando troppi problemi che non hanno ragione di esistere. In particolare una persona a voi vicino vi sta trasmettendo ansia e preoccupazione. È il caso di strane, per adesso, un po' lontani. Giornata felice per l'amore e per le amicizie. Oggi i pianeti favoriscono i viaggi. Possibili inviti a cene. Piccanti. Amici simpatici vi regaleranno delle serate molto belle e serene. Molto bene lo studio, il lavoro. La salute è ottima e sarete tentati da intraprendere brevi viaggi. Evitate di confidarvi con persone che non conoscono a fondo il vostro rapporto di coppia. Sarebbe controproducente. I tempi sono maturi per l'amore, siate però più docili e attenti alle persone che si sono segretamente innamorati di voi. Oggi per alcuni potrebbe essere quello di vecchi amici ritrovati o di vecchi amori riconquistati. Tuttavia non eccedete troppo in comportamenti insuali e cercate di capire quanto può essere importante questo nella vostra vita. Se non saprete difendere abbastanza le vostre ragioni, potreste ritrovarvi ad una festa in cui non conoscete nessuno o in cui nessuno vi è simpatico. In questa giornata, se vi focalizzerete troppo sull'aspetto estetico delle persone, non riuscirete a capirne la vera essenza. Ci sono delle discussioni che andrebbero rimandate, poiché hanno bisogno di calma e soprattutto di riflessione, prima di essere affrontate. La gelosia è un'arma molto potente che a volte funziona molto bene, quindi se il vostro problema è solo quello di sentirvi trascurati, cercate di trovare altrove un po' di appagamento. Configurazione planetaria decisamente positiva con la Luna oggi in Leone, il Sole e Saturno nel segno amico dell'Acquario. Stato di salute molto tonico e rilassato, potete gestire situazioni anche complicate con razionalità ed equilibrio. Cari Gemelli, per voi questo non è un mese ideale per i nuovi amori. Resta un cielo sin troppo tranquillo per quelli che hanno già ora una storia, che però non suscita più tante emozioni. La tua attuale sensazione di disagio proviene da una persona che pretende da te certe informazioni o certi sentimenti che non hai. Non servirà a niente inventarti delle scuse, potrebbe essere visto come un atteggiamento disonesto. Tanto vale essere sinceri. Condividi le cose di cui sei a conoscenza, così come i tuoi limiti,
ed uscirai a testa alta da questa situazione. Il tempo è tiranno e questa giornata potrebbe passare molto più in fretta di quanto immaginiate. Purtroppo vi sono innumerevoli ostacoli al vostro amore, per questo bisognerà correre. Qualche imprevisto accorcerà i vostri momenti romantici ed alla fine dovrete scegliere se trascorrere qualche minuto in più o in meno a seconda di altre questioni, esterne al vostro rapporto privato. In questa fase avrai una grande energia psicofisica e tutto ti sembrerà semplice ed alla tua portata. In ambito lavorativo, sarai sommerso di impegni ma riuscirai a risolverli tutti. In ambito affettivo, dovrai fare attenzione a non imporre il tuo volere. Amore. Finalmente l'apatia di quest'ultimo periodo lascerà il posto ad un intenso desiderio d'intimità che ti farà scoprire un eros più intenso con il partner di sempre. Se appartieni alla terza decade, la tua sensualità sarà piuttosto accesa e saprai trovare nuovi modi per esaltare l'intesa sessuale con il partner. Gli amici si chiederanno dove ti trovi oggi. Sembra che tu sia impegnato nel cercare di catturare l'attenzione di qualcuno, sciogliendosi sotto il suo sguardo, con le ginocchia tremanti quando parla. Torna ad essere te stesso. Nella festa degli innamorati, San Valentino, vediamo quali sono i segni con cui può esplodere la scintilla della passione per voi rappresentanti del terzo segno zodiacale, i Gemelli. La Vergine vi sorprende poiché dietro l'apparente freddezza e impassibilità si rivela bollente a letto per una sessualità che risulta travolgente. Scarse sono però le sue manifestazioni in tema di sentimento. Una coinvolgente esplosione di sensi e di desideri corrisposti si riscontra con il vostro dirimpettaio zodiacale che è il Sagittario. Infine compenetrante sia nella parte erotica che in quella emotiva il rapporto con i fantasiosi e tenerissimi Pesci. Più amichevoli si rivelano invece i rapporti con i segni d'aria, l'Acquario, la Bilancia e gli stessi Gemelli. Stesso discorso può valere per i due segni di fuoco, Ariete e Leone. Lavoro. Oggi potrai affidare un incarico ad una persona di fiducia, sarai molto pretenzioso nei suoi riguardi, dovrai però attendere i suoi tempi senza opprimerla. La terza decade avrà la possibilità di effettuare dei cambiamenti e di ritrovare la serenità che cerca da tempo. Sarà conciliante e disponibile verso tutti. Mantenete la calma anche quando qualcuno cercherà di scalzarvi e di prendere il vostro posto all'interno del gruppo. Da soli capiranno che senza di voi, probabilmente, le cose durerebbero poco. Avete abbracciato la libera professione. È un promettente Urano nel segno buon vicino e lavoratore del Toro che vi dona la capacità di non lasciarvi sfuggire oggi nessuna buona occasione, specie se appartenete alla prima decade. Benessere. Con tutti quei pianeti contro, sarete sovraeccitati e troppo ansiosi. Anche se pensate di potervelo permettere, non negate il sonno, disturbato dalla troppa attività fisica e mentale. La lattuga verde ha proprietà calmanti e antidepressive, mangiatene a volontà. Finalmente avete buttato alle spalle anche le situazioni negative del passato. In arrivo nuove energie e una nuova voglia di fare. Gettate all'aria vitamine ed integratori. Mangiate frutta. Per lei, alle colleghe curiose. Peggio invidiose, non rivelate nulla di importante. Anche riguardo agli esami universitari, che state portando avanti con fatica ma con ottimo profitto, meglio non sbottonarsi, qualsiasi cosa diciate diventa sempre motivo di gossip. Per lui, perché non investire tempo ed energia in una cenetta gourmet preparata con le vostre mani o in una notte brava tra le lenzuola? Già che ci siete concedetevi il piacere dell'eccesso scegliendo entrambe le opzioni, seratina incantevole sotto tutti i punti di vista. Colore delle emozioni, arancia bruciata. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.